Grazie Alfiero. Intanto voglio riprendere quello che Alfiero Grandi diceva della Lega. Vedete, qua bisogna essere chiari su un punto. La Lega non è mai stata e non è nemmeno adesso per l'unità della Repubblica. Io invito tutti ad andare a leggere lo statuto della Lega, quello che si trova online, che dice all'articolo 1 che la Lega si batte per l'indipendenza della Padania, che deve diventare uno Stato autonomo e indipendente, e dice altresì che la Lega è composta di 14, mi pare che siano 14, nazioni autonome, che sono il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria, ne manco qualcuna, le province di Trento e Bolzano. Questo è l'articolo 1 e l'articolo 2 dello statuto approvato nel 2015 della Lega. E Salvini ha fatto un'operazione di lifting, ci ha messo su qualche mano di vernice, ma insomma la sostanza del leghismo viene fuori con immediata evidenza, e tutta questa vicenda è la sostanza del leghismo, tal quale, perché se uno guarda le parole d'ordine del... Pensate, del 1987, le prime parole di Bossi, eletto in Senato, che nega la fiducia al governo subito dopo le elezioni e dice le stesse cose che oggi dice Zaia, quasi con le stesse parole. E allora di che cosa stiamo parlando? Poi Salvini si mette il doppio petto o la felpa o quella che vuole, ma diciamo la sostanza è quella lì. Quindi non ci si può meravigliare che poi nel merito questo disegno sia inaccettabile, perché presenta da un lato quella che è stata felicemente definita la secessione dei ricchi e dall'altro il dissolvimento dello Stato. E non ci si può meravigliare che si vogliono fare queste operazioni ritagliando quote della potestà legislativa statale di dettare i principi e quindi impedendo in tutto e in parte la possibilità per lo Stato di fare politiche nazionali. Non ci si può meravigliare che si vogliono frammentare servizi che sono nazionali nel DNA, perché richiedono l'uniformità di trattamento per tutti i cittadini, come la sanità, o servizi che sono stati storicamente, sono tuttora il pilastro dell'identità e dell'unità della Repubblica, come la scuola. E tutto questo è conseguente perché parte dalle premesse. E io quindi non posso accettare che si vada a una soluzione che, come dire, è una sorta di shopping del mercato delle competenze. Cioè qui a un certo punto i governatori di queste tre regioni si sono alzati una mattina e hanno detto: ma io che cosa mi posso, qual è la fetta di carne che posso portarmi a casa? Ma non è così che si vuole, soprattutto non è così che si può rendere un paese efficiente come sistema. Perfino l'agenzia Fitch, questo lo aggiungo a quello che diceva adesso Alfiero Grandi, l'agenzia Fitch pare, si legge sulla stampa di oggi, abbia fatto un report dal quale risulta da un lato l'accrescersi dei trasferimenti alle tre regioni, che sarebbe un pacco di miliardi, e quindi ovviamente viene subito la domanda: e da dove vengono questi miliardi, visto che c'è poi una clausola di invarianza di spesa che sta già nelle carte che circolano. E dall'altro però dice: ma chissà se poi conviene allo stesso Nord. Non lo dico io, lo dice l'agenzia Fitch che certamente, come dire, no, non possiamo accusare di essere la punta avanzata degli studi meridionalistici, non credo, per la verità. Che ci pensino, la cosa ha senso, perché basta considerare che il mercato delle imprese del nord è al 70% al sud. Questo già ci dice che sono disegni demenziali quelli che si stanno mettendo in campo. Questo per quanto riguarda il merito. Ormai ci sono analisi, ci sono approfondimenti, e non è caso qui di riprenderli.
ci saranno sedi e modi opportuni. Quello che invece voglio sottolineare è l'assoluta inaccettabilità del metodo, perché come diceva Alfiero, tutto questo si sta svolgendo sotto una cappa di segreto e con quelle che sono proprio palesi menzogne, cioè abbiamo autorevoli personaggi che mentono sapendo di mentire, e questo è francamente al di sotto della soglia minima di decenza in qualunque sistema politico. Abbiamo carte che compaiono e scompaiono e che non si riesce a capire quale grado di ufficialità hanno. La ministra Stefani l'altro giorno nella commissione per gli affari, nella commissione parlamentare per gli affari regionali, siccome qualcuno giustamente domandava ma hanno avuto circolazione delle bozze che poi sono scomparse, adesso si vedono bozze su cui sta scritto bozza concordata, ma che sono? Concordata con chi? Tra chi? Quando? E a un certo punto la ministra ha detto che quelle che sono scomparse, che contenevano tutto il dettaglio, tutta la lista e la spesa, erano robe da 50-60 pagine cada una quelle intese, quelle erano cose così che non avevano nessuna ufficialità, ma qualcuno le aveva scritte. Qualcuno si era seduto a un tavolo, qualche tecnico del ministero, qualche tecnico delle regioni, vogliamo fuori i nomi, vogliamo sapere i colpevoli chi sono. Però quelle sono carte che adesso non bisogna stare a guardare perché possono confondere le idee al popolino. Poi su queste qua ultime, insomma, la ministra a un certo punto ha detto no, ma io mi sono assunta io la responsabilità di farle circolare per evitare che nascessero equivoci. Ma allora concordate con la ministra, lei è lei, insomma, siamo proprio in una cosa che è una sorta di circo equestre. Come su questa base si voglia andare a una procedura che addirittura vede poi le carte ultime che usciranno da questa sorta di girone infernale inemendabili, e francamente non so, perché qua si sta creando una situazione nella quale credo mai successo, io non ho notizia che sia mai accaduta da noi certamente no, ma nemmeno altrove, in cui in realtà il governo va a ritagliare poteri legislativi del Parlamento, perché questo succederà, perché adesso con questa trattativa in corso che si chiuderà con lo stampone formale di una decisione parlamentare ovviamente coatta sotto la minaccia della crisi o quello che è, e non si fa altro che tagliare il Parlamento, ritagliare il potere legislativo del Parlamento. Tutte quelle cose che stavano nelle bozze poi scomparse, ma che sono la lista della spesa che sicuramente tornerà, e che forse tornerà addirittura come materia che poi viene delegata a queste commissioni paritetiche in cui ci saranno soltanto tecnici del Ministero e tecnici delle regioni, sono alla fine il risultato di un riequilibrio istituzionale tra governo e Parlamento, cioè è l'intero assetto delle istituzioni che viene in qualche modo stravolto. Quindi io penso che si debba e si possa agire in tutti i modi per fermare questa degenerazione politica e istituzionale. Come ho già detto altre volte, io credo che sia disponibile per i singoli parlamentari, qualora non abbiano piena disponibilità dei poteri della propria potestà emendativa, di presentare emendamenti senza alcuna limitazione che non venga dalle regole, cioè dai regolamenti parlamentari, sia disponibile per loro individualmente il conflitto tra poteri e lo Stato, come dice da ultimo la Corte Costituzionale, e io sollecito vivamente a che si facciano questi conflitti, perché questo può essere il sassolino che blocca l'ingranaggio. E poi c'è il ricorso dei presidenti delle regioni. Ieri finalmente De Luca si è deciso a capire che non può andare a fare il questuante in una cerchia dove gli altri hanno già mangiato per prendersi, come dire, i resti, e quindi ha cominciato a dire noi faremo battaglia su ogni passo per passo davanti alla Corte Costituzionale. Quindi
Può darsi che un barlume di consapevolezza e di intelligenza politica stia arrivando persino nelle teste più dure o persino nelle teste di chi vedeva in questo, come dire, la succursale del mercato, del supermercato e lo shopping, sperando che qualche cosa fosse ancora rimasto sugli scaffali. Speranza naturalmente che sarebbe stata vana. Prego, Alfieri.